Ciao a tutti, bentornati al mondo virtuale Official Channel. Siamo sempre con Elisabetta qui alla mostra dell'attacco di giganti di Treviso e oggi vi presenteremo i fumetti da cui è tratta appunto questa mostra della Planet Manga, etichetta della Panini Comics appunto sui fumetti giapponesi. Se vuoi introdurre la trama del manga. Beh, allora, diciamo che con l'attacco dei giganti, oltre alla serie quella regolare, sono state fatte, create, sono partite tutta una serie spin-off di novel, di tutto di più, insomma. Quindi ora come ora non è solo l'attacco dei giganti, ma ci sono a disposizione un bel po' di diverse cose da cui leggere. Diciamo, questa è la serie quella ufficiale. Esatto. In Italia siamo arrivati al 18° volume, mentre in Giappone siamo un po' più in là, però sì, già siamo minimo uno o due tankobon più avanti, però insomma dai. Comunque arriveranno. Con calma, anche qua da noi arrivano, comunque già 18 volumi sono già una bella cosa da leggere. E poi insomma ci sono poi tutti gli altri vari spin-off, come ad esempio c'è Before the Fall, che narra fondamentalmente prima, si parla proprio come dice il titolo stesso, è una storia che narra dei giganti prima, quantomeno delle varie armate ricognitive, delle suddivisioni delle mura, prima della storyline, quella principale. Dopodiché ci sono invece dei spin-off dedicati a, c'è quello di Levi, che sono due volumi, Before Levi, che fondamentalmente lui è uno dei personaggi più amati del manga e quindi ci hanno fatto lo spin-off, che tra le altre cose a me personalmente è piaciuto, quindi io consiglio di leggerlo. Poi in Italia sono arrivate anche un altro po' di cose interessanti, è arrivato ad esempio Shingeki no Kyojin Chugakko, che è praticamente quella specie, quello comico per intenderci, quello ambientato alle scuole medie. Sì, che è abbastanza divertente. Esatto, ve ne sono usciti mi sembra un paio in Italia, eccolo qua, esatto, ve ne sono usciti soltanto due, però questo è divertente perché, ecco, questa è una piccola parodia, io consiglio di leggerla perché è interessante, fa vedere un po' quelle che possono essere potrebbero essere le interazioni in una scuola media in cui convivono esseri umani e giganti. Okay. Per cui è divertente. Ma è giusto ogni tanto variare il background. Chi fa il bullo e chi le prende. Esattamente, esattamente così. E poi sono usciti, se non ricordo male, ci sono, che sono fatti molto bene, che sono queste piccole enciclopedie che sono Inside Outside e la scienza dell'attacco dei giganti, che spiegano un po' tutto il background che c'è dietro al manga, quindi fondamentalmente vi spiegano che cosa, cioè come Isayama ha creato i personaggi, come Isayama ha ideato quelle che sono le attrezzature, le mura, la storia, eccetera. Quindi sono proprio dei piccoli vademecum che sono belli interessanti da leggere. E infine dire una guida alla lettura. Più che una guida alla lettura, proprio un qualcosa che ti permette di capire meglio. Un approfondimento a tutti gli effetti. E infine ci sono poi tutte le novel, che in Italia mi sembra che sia uscita soltanto l'ultima, che è questa qua, che è Lost Girls, che è un po' quella che è dedicata alle due protagoniste femminili, che sono Annie e Mikasa, che questo è proprio un romanzo a tutti gli effetti, mentre gli altri sono manga. Quindi insomma, per chi vuole leggere, penso ci sia un po' per tutti i gusti da quel punto di vista. La Planet Manga fa anche molto bene, cioè gli fa benissimo. Sì. No, assolutamente. Insomma, la Panini si è impegnata, si è messa anche l'impegno per portare tutta la linea, quella dell'attacco dei giganti, quindi io direi che trovare anche tutto quello che di solito non si trova, che sono tutti i 500, magari 1000 spin-off che possono esserci. Ecco, aiutato anche dalla molta, anche che è diventato famosissimo praticamente questo manga, è un successo stellare. Mette la richiesta aiuta, però non sempre poi quello che poi viene pubblicato in Giappone arriva da noi, quindi effettivamente la Panini si è messa in impegno, questo ne rendiamo atto obiettivamente. Concludendo, consigliamo a tutti di leggere l'attacco dei giganti per conoscere questa bellissima storia. Vi invitiamo ancora a venire a vedere la mostra a Treviso dal 1 luglio al 17 e per noi oggi è finita. Comunque anche di informarsi su questo tipo di fumetto manga, perché veniva a vedere una mostra di questo tema e non saperne assolutamente niente. Quindi questo fa il caso vostro. Esatto. Quindi li trovate anche in vendita, anche direttamente alla mostra, quindi direi che insomma. Ci siamo. Esattamente. Ci siamo. Una mostra completa di tutto. Ma che è 360 gradi? 370? 720? Sì, e vai. Tag life. I nostri soliti link li troverete sotto nella descrizione del filmato. Da noi, Maga, John, Rocco e Dani e Elisabetta è tutto, e al prossimo video e ci vediamo in mostra. Ciao!